Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho un pochettino di tempo e quindi ne approfitto per girare alcuni video. Quindi se mi vedete vestita, tra virgolette vestita, insomma, vestita da casa, in realtà con una collanina, non niente di che. Pettinata, truccata, anche lì, tra virgolette, alla stessa maniera, è perché appunto sto girando uno stesso, insomma, un video. Più video nello stesso giorno, blah blah blah, ce la possiamo fare. Questo è il video dei prodotti finiti, quindi dei prodotti top, flop, ni, li compro, non li ricompro, insomma vi dirò tutto questo. Ho un bel saccone grande, grande, pieno, pieno di prodotti, eccoli qui. Non li farò tutti assieme, sono prodotti degli ultimi 3 mesi. Più o meno, forse qualcosa di più, forse anche 4 mesi, perché ne ho accumulati purtroppo tanti in questi ultimi mesi, però insomma piano piano vi faccio vedere tutto e ve ne parlo un po' a caso, ecco, non sto andare con logica perché sennò non veniamo più a capo. Allora, partiamo subito. Primo prodotto che vi mostro è un deodorante. È un deodorante di Balea che ho acquistato al DM. È un deodorante che mi piace tantissimo. Io ne ho comprati a bizzeffe. Non so quante volte vi ho parlato di questi deodoranti, ma ve ne ho parlato parecchio perché ne ho acquistati veramente tanti. Ne avrò acquistati almeno forse 8 in totale. Ne ho finiti diversi, ne ho finiti 2, forse 3. Ne ho in uso altri 3, ne ho da parte altri 2, insomma, quando vado compro sempre deodoranti. L'ultima volta ne ho comprati 3 perché erano in offerta e le volte successive, insomma, ne avevo comprati sempre 2 o 3. Questo in modo particolare è al lampone e rabarbaro. La particolarità di questi deodoranti, come vi dicevo forse già nei video haul, non è tanto la durata o l'effetto proprio deodorante quanto la profumazione. Quindi è uno di quei prodotti che a me piacciono e che ricompro perché adoro le profumazioni che hanno. Quindi la caratteristica principale secondo me è quella e io li promuovo per quel motivo. Se cercate però un deodorante efficace che vi resista a lungo, veramente 24 ore, non è questo. Questo è molto carino da spruzzare così. Quasi come se fosse un profumo, diciamo, io lo uso più così, però forse d'estate non è l'ideale, pur avendo delle profumazioni paradisiache per l'estate, forse d'estate ci vuole qualcosa di più, infatti io di solito mettevo quello, diciamo, roll-on, per i capi neri e bianchi o per tutti i colori, insomma, quello che è comunque quella tipologia lì, e poi gli spruzzavo anche questo. Da solo forse non è abbastanza efficace d'estate, però è un prodotto che a me piace tantissimo e che ho acquistato più volte e che continuerò ad acquistare, quindi è sicuramente un sì per me, sì, però ecco, queste sono le premesse, sarebbe un ni per il prezzo, sì, per le profumazioni, sì. Poi ho terminato questo shampoo 2 in 1 extra dolce all'avena. La linea all'avena è una delle linee, forse una delle poche o l'unica, adesso è tantissimo che non compro da qua, sì, da qua sapone, sì, da Bottega Verde. Prima acquistavo tantissimi, tantissimi prodotti anni fa di Bottega Verde, poi sono i soliti che comunque la gente ti regala perché costano poco quando non sanno cosa regalarti a Natale. Tac, Bottega Verde, ma va benissimo perché sono comunque cose che tutti utilizziamo e anche io stessa ho fatto un sacco di regali con confezioni Bottega Verde perché alla fine non mi dispiacciono affatto pur non essendo dei prodotti bio. Però c'è una linea molto buona che appunto è questa qua, l'Avena, composta da diversi prodotti e io ne ho diversi. Il bagno doccia che ho in uso in questo momento, lo shampoo e forse c'era anche una crema corpo, però forse quella l'ha tenuta mia madre, ora non ricordo. Comunque era uno shampoo 2 in 1, quindi shampoo e balsamo per lavaggi frequenti, con latte di avena di Palazzo Massaini, senza parabeni, coloranti e siliconi, testato sul cuoio capelluto sensibile.
capelli o cute delicate adatto a tutta la famiglia. Allora, effettivamente è uno shampoo molto delicato, lava bene i capelli, non ho avuto nessun tipo di problema, mi è piaciuto, l'ho finito in pochissimo tempo, pochissimo veramente, sono 200 ml, quindi non tantissimo, mi è piaciuto, l'unica cosa, il 2 in 1, no, cioè nel senso se lo chiamavano shampoo e stop era meglio, perché sinceramente io... non ho sentito la parte balsamo, quindi oddio, non è specificato qua in realtà. Però sì, due in uno, se no che cos'è? Però li lava bene, ma come idratazione, come effetto balsamo, io non ho avvertito nulla di tutto ciò. Rispetto ad altri shampoo, sicuramente si li lascia più morbidi, più districati rispetto ad alcuni shampoo che li seccano anche un po'. Però non a livello proprio di un vero e proprio balsamo o di altri shampoo 2 in 1 che ho provato. Però non mi è dispiaciuto, insomma, una linea non male. Poi ho terminato il tonico alla propolis e camomilla dell'antica bottega dell'Alveare, che è praticamente un'azienda di prodotti biologici prodotta praticamente nel mio paese, a due passi in realtà dalla mia vecchia casa, anche se questo mi è stato regalato, sinceramente non ho provato altri prodotti di questa linea. È un'assurdità se ci penso bene, perché dovrei correre a vedere di che cosa si sta parlando, ma in realtà non li conosco più di tanto. Devo ancora bene informarmi su questa linea, pur avendolo terminato non da tanto, però era tanto che ce l'avevo in uso in realtà. Credo che di aver sforato anche i 12 mesi di scadenza che prevedeva, credo assolutamente. 250 ml di questo tonico, forse vi parlavo nell'ultimo video, dove vi parlavo del tonico alla rosa moscheta dei provenzali. Era uno dei tonici in uso insieme insomma a questo. Questo è alla propolis e camomilla, tonifica in modo naturale la pelle del tuo viso. Effettivamente è vero, ha un effetto molto tonicizzante nel senso ricompattante, quindi subito dopo sentivo la pelle bella asciutta, tirata. Un effetto che può piacere e non piacere, a me non dispiaceva. Era inutilizzabile sugli occhi, quindi se solo si avvicinava agli occhi bruciava, quindi non mi piaceva utilizzato nella zona periculare, come magari invece faccio con gli idrolati che non mi danno nessun tipo di problema, questo mi bruciacchiava. Non leggo bene gli ingredienti, quindi non vi so dire di preciso cosa ci fosse, sinceramente. Non so se fosse poi tutto verde come inci. Sicuramente è un tonico che faceva quello che diceva, quindi tonificava bene la pelle del viso e lasciava una leggera sensazione appiccicaticcia, un po' persistente, che potrebbe dare fastidio. A me è capitato con in realtà più tonici, quindi tollero bene questa sensazione. Non è una cosa che mi infastidisce particolarmente, però insomma da dire, perché invece potrebbe a qualcuno dar fastidio. L'idea che mi lascia questa sensazione mi fa pensare che non sia acqua fresca che mi sto mettendo sul viso, quindi non mi dispiace. E comunque sentivo veramente la pelle più compatta, più tirata, i pori più ristretti, quindi sicuramente mi è piaciuto. È per questo che dico che mi devo informare un attimino meglio di dove sia questo posto e che prodotti faccia. Qui ho segnato l'indirizzo, quindi insomma mi informerò, soprattutto se c'è ancora poi questo posto. Non lo so perché mi è stato regalato questo e quindi boh. Comunque finito e sono 250 ml, quindi beh, ci ho messo un po', però ultimamente il tonico lo sto usando molto e infatti ne sto terminando, cioè ne ho di terminati diversi. Poi ho utilizzato maschere in realtà diverse. Questa di Watson l'ho presa in Thailandia. Se non avete visto il video degli acquisti thailandesi, ve lo lascio sotto nell'info box. Ho preso un sacco di maschere, ma proprio un fottio. Le ho anche regalate molte. Questa è al Black Pearl Smoothing Mask, è di quelle in tessuto. L'ho presa appunto da Watson. Vi faccio vedere, vabbè, il tessuto classico, adesso è anche slercio, ecco qui. Sì,
e l'ho conservato perché così volevo farvelo vedere. È un tessuto comunque bello resistente. Io ho potuto utilizzarla in realtà 2 volte e mezza, nel senso che sono molto imbevute come maschere. Quindi la prima applicazione va che è una meraviglia. La seconda anche. Finita la seconda non mi andava di buttarla subito perché mi sembrava che ci fosse ancora del liquido, per cui l'ho tenuta la volta successiva, quindi ci ho riprovato per la terza volta. Effettivamente la terza volta, po dopo poco che ce l'avevo sul viso, ho sentito che ormai la suazione era agli sgoccioli e quindi insomma l'ho tenuta su poco, 5-10 minuti e poi l'ho eliminata. Di solito qua dice di tenerla in posa 15-20 minuti, io la tengo molto di più se riesco, anche mezz'ora. L'unica pecca, secondo me, delle maschere in tessuto è che a volte non aderiscono bene, solo in certi punti, ecco, quindi magari danno un po' fastidio se state facendo qualcos'altro. So che in commercio adesso ci sono quelle specie di elastici che tengono sulle maschere. Però mi sembra un po' eccessivo, sinceramente, quindi va bene così. E quando vedevo che magari si staccava un attimino, dicevo, vabbè, dai, è giunto il momento di sedermi, mi acquietavo un attimino, mi mettevo in una posizione dove non dovevo chissà che cosa fare, e quindi riuscivo a tenerla comunque in posa tranquillamente. E niente, di Watson ne ho prese diverse, ve le mostrerò sicuramente nei prossimi video quando le utilizzerò. Ah, io le maschere cerco di farle ogni settimana, sicuramente 1/2 volte, ecco, dipende. Poi ho terminato, e purtroppo è un grandissimo no, questa maschera idratante per tutti i tipi di capelli di Equilibra all'aloe. Questa l'ho comprata insieme ad altri prodotti d'acqua e sapone, sempre a marzo, e io mi ricordo quel video haul perché è uno dei primi video haul, diciamo, dedicati alla skincare che effettivamente ho fatto con un po' di coscienza, diciamo così, e che è andato perso purtroppo perché, insomma, ve l'ho spiegato nel video, insomma, del mio ritorno. Purtroppo ho perso tutti i video che avevo girato prima di quest'estate, praticamente, prima di aprile di quest'anno. Erano tantissimi, anche tanti tutorial, tanti tanti video, avevo macinato veramente a rilento perché ovviamente non era più come gli altri anni, però quando avevo delle cose interessanti da mostrarvi, avevo fatto veramente tanti video sui capelli, sulle lenti a contatto, video di abbigliamento, tantissimi video di abbigliamento. Purtroppo sono andati persi, così come il video relativo a quel sapone dove vi mostravo questo prodotto. Pagato in offerta 3 euro, se non sbaglio, in quel video ve lo dicevo precisamente perché l'avevo appena acquistato, adesso non ricordo, ma mi sembra 3 euro. Ingolosita tantissimo dal fatto che insomma erano 200 ml di maschera all'aloe bio, o quasi, nel senso che qua dice 98% di origine naturale, zero siliconi, senza parabeni, perclorati, alcol coloranti. Non dice che è bio, però insomma Equilibra sappiamo che fa molti prodotti con tanti ingredienti naturali, quindi sicuramente è un buon prodotto dal punto di vista dell'INCI. Era la mia prima maschera per i capelli ed è stata un'esperienza terrificante. No, terrificante no, però come se non l'avessi messa. Assolutamente non ho visto nessun tipo di giovamento sui miei capelli. L'unica cosa positiva è il profumo. Molto buono, non di aloe visto che l'aloe non sa di assolutamente niente, però un buon profumo. L'ho usata per un po', per un bel po', quindi da marzo ad oggi, per 6 mesi praticamente, giusto il tempo insomma della scadenza, ma purtroppo non ho trovato giovamento, non ho trovato beneficio. Io una volta io facevo lo shampoo. Dopo lo shampoo mi mettevo in posa la maschera, la tenevo in posa sempre 10 minuti e poi la andavo a sciacquare. Io non sentivo, cioè quando mettete dei balsami, anche quelli magari non bio, un po' più siliconici, cioè sentite proprio il capello morbido, liscio, che ci passate le mani dentro e comunque è bello liscio, pettinabile. Dopo questa maschera, assolutamente io non sentivo nulla di tutto ciò, quindi non è neanche,
non ha neanche l'effetto blando di un balsamo scarso, assolutamente nulla. Io spero che abbia idratato, quindi comunque che l'effetto idratante che io non ho visto nel tatto, nel capello, nella pettinabilità, ci sia però stato, perché comunque l'effetto non era quello di avere, qua non dice che districa i capelli, ma che li idrata. Purtroppo io questa idratazione non la riesco a percepire, quindi non vi so dire mi ha idratato o non mi ha idratato. Io vi posso dire che sui miei capelli è come se non abbia fatto poco o niente. È un prodotto che sicuramente a prezzo pieno non ricomprerei, ma neanche a prezzo scontato, sinceramente. A me non ha detto assolutamente nulla. La mia speranza è che un po' comunque i capelli li abbia idratati in questa stagione, comunque dove sono secchi e già sono secchi di loro perché sono decolorati, gli abbia dato un qualcosina in più che, e magari la situazione sarebbe stata peggio senza utilizzare questa. Boh, questa è la mia speranza, però insomma, prodotto che non andrei a riacquistare. Poi ho terminato, anzi abbiamo, perché questo l'abbiamo utilizzato entrambi, questo shower gel con mora e melograno, profumo buonissimo, fragranza buonissima. Sinceramente non vi so dire altro su questo gel doccia perché è un gel doccia comunissimo, normalissimo. L'unica cosa è la fragranza molto dolce, buona. Che è il motivo, insomma, che me lo fa apprezzare, cioè l'unica caratteristica che noto è proprio la profumazione, per il resto un bagno doccia come un altro. Non vi so dire l'inci, allora, acqua sodium, non vedo cose catastrofiche, sinceramente non lo so, non so che cavolo di inci abbia, niente di catastrofico credo, vabbè, lo faccio vedere se mette a fuoco, ecco qua. E poi ho finito anche questo altro bagno schiuma di Niar, quindi la linea che potete trovare all'Eurospin. Questo l'aveva acquistato Nicola perché quando dice lui, mandi a lui missione di cose di cui non gli frega niente, torna a casa con i formati famiglia più economici che trova. E questo è veramente un formato famiglia perché è gigantesco, sono 1 litro, quindi sicuramente comodo per una famiglia numerosa che ha poche pretese. La linea Niar è una linea non bio assolutamente, di cui potete trovare alcuni prodotti carini, altri un po' meno. Insomma, brand di supermercato, ecco, da discount. Bagno schiuma neutro, rinfrescante, effettivamente aveva qualcosa all'interno di mentolato che lo rendeva molto rinfrescante, con olio di oliva e talco. Ah, ecco, talco. Non mi ricordo il prezzo, ma comunque un prezzo da discount, se non si hanno tante pretese, ci sta. Poi ho terminato anche lo shampoo antigiallo. Questo shampoo l'ho acquistato da Capello Point. È uno shampoo appunto viola perché è quello antigiallo. Non so se lo sapete, comunque ve lo spiego brevemente. Per andare a neutralizzare il riflesso giallo dei capelli decolorati, biondi, si deve utilizzare uno shampoo viola, comunque con tanto pigmento viola all'interno, in modo da andare a contrastare il giallo, perché sono i due colori complementari. Esattamente come nel make-up, funge allo stesso modo anche per i capelli. Qua dice, vabbè, prodotto in Italia, non allergeni, non parabeni, non SLS. Il brand è Pura, e di questa linea ci sono diversi linee di shampoo.
Io appunto ho acquistato questa qua, antigiallo, sono 500 ml, quindi un bel boccettone, al prezzo di circa 14 euro, quindi non male, considerando che lo shampoo antigiallo, per esempio il mio preferito, quello L'Oreal, l'ho trovato da 10 a 15 euro, ma sono 250 ml, quindi la metà. Questo un 14 euro, 500 ml, non era male come prezzo. Se non fosse che l'effetto era veramente molto blando. Io capisco quando lo shampoo antigiallo va bene, per me è efficace, come dico io, dalla consistenza che ha. Questo era viola, sì, ma trasparentino, liquidino. Quello della L'Oreal è molto denso, molto scuro, molto corposo come viola. Quindi voi lo guardate. Se lo mettete sulla mano, vedete il viola, non vedete il trasparente sotto, quindi non vedete la vostra mano sotto. Con questo vedete sì un qualcosa di viola sulla vostra mano, ma comunque semi-trasparente, quindi la vostra mano sotto si vede. Cioè, per farvi, spero di avervi reso l'idea di quello che intendevo. Quando sono così, è un po' come quello di Balea che sto utilizzando adesso. Purtroppo non sono così efficaci, nel senso che sono sì antigiallo, ma io come li utilizzo? Li lascio praticamente in posa prima dello shampoo, come se fosse una sorta di tinta, li lascio su mezz'ora su capello asciutto o umido, puro piuttosto che mischiato con il balsamo. Ho fatto diverse combo. Lo lascio appunto in posa una mezz'oretta mentre faccio altre robe e poi mi faccio la doccia. Il risultato dovrebbe essere comunque un grigio. Quindi non giallo, ma più o meno questa tonalità che potete vedere ora. Dipende anche quanto ne metto, però questo è il risultato che ho ottenuto con poco del L'Oreal che mi era rimasto. Mettendo tanto di questo, io faccio fatica a ottenere questo risultato, quindi non tinge assolutamente il capello come fa quello L'Oreal. Questo è quello che cerco io dallo mio shampoo antigiallo perché ho queste necessità. Una chioma gialla normale, cioè gialla perché è bionda, che vuole smorzare un po' il riflesso giallo e renderlo un po' più cenere, ma comunque vuole mantenere il capello biondo e non grigio, come invece è il mio intento, può andare bene sicuramente questo tipo di shampoo, così come quello Balea. Sono delle cose diverse. Se però avete bisogno di fare quello che devo fare io, questo no, perché è troppo liquido, troppo blando come effetto e non mi tinge il capello di grigio come desidero io, ma lascia giusto proprio un riflesso che va a smorzare il giallo, niente di più. Per questo motivo non lo riacquisterò, non lo riacquisterei e non lo riacquisterò. Poi, terminato anche questa protezione naturale composta da oli essenziali contro le zanzare, gli insetti. È uno spray no gasa di questa marca Bengal e dice che è un prodotto naturale a base di oli essenziali che fornisce una protezione naturale per adulti e bambini grazie alla sua formulazione sgradita agli insetti. Allora, come ingredienti, vabbè, acqua, mentanidiol, paraffinum liquidum, quindi non è tanto naturale. PEG, vabbè, castor oil, alcol, insomma, ha poco secondo me di naturale. Lo faccio vedere. Non era, cioè, nel senso, mi sono accorta dopo, questo ce l'avevo in casa. Non era una cosa richiesta da questo prodotto che fosse naturale o bio assolutamente, solo che poi leggendo vedevo protezione naturale da oli essenziali naturali, ho detto ma sarà mica un prodotto tutto naturale bio, invece no. Devo dire che però funzionava, non mi ha dato problemi. Allora, a me pungono sempre, 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 tanto, 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 mi pungono in continuazione, faccio veramente fatica a trovare dei prodotti che funzionino. Sulla mia pelle, su di me, perché mi mangiano tantissimo. Devo dire che questo non era male, non ne tenevo lontane completamente, perché completamente purtroppo no, a me pungono comunque. Però sicuramente la mia situazione migliorava rispetto a non mettere niente, quello sì.
efficace più la sera, secondo me, rispetto al pomeriggio, non so come mai, però mi sembra di aver notato questa cosa, che se lo spruzzo nel tardo pomeriggio verso le 5, le 6, mi pungono di più rispetto che se lo utilizzo la sera, o forse ne giravano meno la sera, boh, guarda, non lo so. Comunque è andato bene anche per le figlie dei nostri amici che hanno, insomma, delle bimbe piccole. No, aveva dimenticato a casa la protezione, era qui da noi, gli ho dato questa e comunque l'ha tollerata benissimo anche Niki, che insomma è una bimba.